Questa sera ragazzi, visto che ieri vi è piaciuto il video riguardante i 10 giocatori, anzi gli 11 giocatori più sottovalutati di eSports FC, questa sera faremo il contrario, ossia gli 11 giocatori più sopravvalutati su eSports FC 25 che se avete nel club dovete secondo me venderli perché potrebbero essere svalutati in futuro o soprattutto non rendono come effettivamente dovrebbero perché hanno un prezzo elevato, ma ci sono tantissimi giocatori più economici che rendono molto molto meglio. Una precisazione ragazzi che è molto molto importante: io prendo in considerazione sempre un budget magari che è di un club di 1 milione di crediti. Facciamo un esempio: volete andare a spendere 700 o 500 mila crediti ma avete un budget di 1 milione, questi giocatori ve li sconsiglio perché vi vanno a togliere praticamente metà budget semplicemente per un giocatore. Alcuni di quelli che vi sto elencando sono ovviamente ottimi giocatori se proporzionati a un budget di 2-3 milioni, perché se voi andate a spendere 500 mila crediti o 700 mila crediti, poi comunque avete sempre 1,5 milioni, 2 milioni per fare comunque una squadra ottima. In quel caso è giustificato. In poche parole, se dovete andare a spendere 500, 600, 700 mila crediti per un solo giocatore, questi 11 giocatori sono quelli che vi sconsiglio malamente. Ma al solito ragazzi, sempre like, iscrizione al canale e gustatevi questi miei consigli. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC. 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno a 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, come al solito, vabbè, potete vedere che ho 1 milione di crediti. Prima di iniziare vi spiego un po' la mia situazione nel club. Sto giocando un po' di meno perché fine settimana ho giocato troppo e sto rincoglionito. Ho venduto la James, come vi avevo detto se seguite sempre i miei video quotidiani ogni giorno. Avevo comprato la James a 870.000 crediti venerdì perché andava fuori dei pacchetti. Era un rischio mio che ho preso. Ora, come vi ho sempre detto, lunedì e martedì specialmente, aumentano i prezzi delle carte gameplay, soprattutto le carte speciali. E infatti la buona James l'ho venduta a 930.000 crediti. Ovviamente non è che ha fatto chissà che profit. Però fidatevi, se manco ve ne accorgete, se voi riuscite a comprare al momento giusto e vendere al momento giusto, siete sempre in profit e soprattutto non fate svalutare i vostri giocatori. Io l'ho venduta a 930, quindi più o meno avrò fatto sui 10-15 mila crediti di profit, che non è un profit clamoroso, se è ben chiaro, però è sempre qualcosina. Per quanto riguarda il buon Watkins, attualmente sul mercato si trova sui 118-19-120. Qui non ho fatto un profit, però qui è un punto interrogativo enorme perché c'era già un po' di hype secondo me su questa carta, perché io sto registrando questo video alle 8:30, quando uscirà sapremo già il risultato, anzi saprete il risultato dell'Aston Villa, quindi tocca capire praticamente quello che fa. Vi spiego un po' come funzionerà il mercato, magari se vedete questo video alle 11 appena uscirà, vi spiego un po' l'andamento secondo me di questa carta. Nel momento in cui Watkins, anzi l'Aston Villa, segnerà questa carta, aumenterà di prezzo. E in quel momento è il momento migliore per venderlo. Però cosa succede? Se il Bologna dovesse segnare prima dell'Aston Villa, questa carta crolla di prezzo malamente perché la gente ha paura, panic sell, eccetera eccetera, quindi in teoria in quel momento è pericoloso ragazzi, non deve succedere perché anche io potrei rimanere fregato. Se dovesse proprio perdere invece l'Aston Villa, questa carta potrebbe proprio scendere di prezzo, insomma un 20-30k li potrebbe anche perdere a carta parlo, quindi io potrei prendere una bella batosta. Infatti le sto facendo volare ora, li farò volare prima delle 9, anzi delle 9:15, 9:30, ma vedo come comportarmi. Però gioca in casa l'Aston Villa ragazzi contro il Bologna, ma non vorrei dire, ma comunque sono favoriti, battono il Bayern Monaco, mo sicuramente al 100% perderanno e rimarrò fottuto. Ovviamente questo non è un investimento top, mi aspettavo che arrivasse già a 125, in realtà è rimasto a 120. Li sto mettendo in vendita, su me qualcosina può partire verso le 9:15, però vedremo. Dragusin mi sto listando un pochettino e ci sono anche, vabbè, ho venduto il Trossard che avevo a 18.000 crediti, quindi lì ci ho fatto un 3-4.000 crediti di profit. Comunque, situazione attuale, non è uscito nulla stasera, un pacchetto 80 più 5 giocatori, non ho trovato nulla, l'ho aperto, ma manco ve lo faccio vedere che un 81 scrauso mi ha dato. E vado a parlare dei 10 giocatori più
valutati in questo video. Ovviamente ragazzi sono tutti giocatori che ho testato oppure ho avuto contro e non mi hanno fatto una bella sensazione. Ci sono giocatori che costano tanto, ma ci sono anche giocatori da 15-16 mila crediti che secondo me sono veramente inutili spendere quei crediti per loro. Iniziamo come al solito dalla porta. Per me, parere personale, uno dei peggiori portieri che ho provato quest'anno, non costa tantissimo, sembra chiaro, comunque i portieri non hanno un prezzo clamoroso, è il buon Magic Maignan. Ragazzi, io vi giuro che questo qui per me è una pippa atomica quest'anno, non para nulla. Quando l'ho provato e ce l'avevo io era praticamente un birillo. Cioè, ragazzi, vi giuro, Narata è un fenomeno su eSports FC, vi giuro che per me è uno dei più sopravvalutati. Lo si utilizza principalmente per l'intesa, perché è francese, gioca nel Milan, quindi vai a ibridare Leao che è buggato, vai a ibridare Teo, ma ragazzi, una carta. A parte che c'ha pure il playstyle in teoria pure top, perché c'ha un playstyle che è saracinesca. Non lo so che saracinesca hanno visto loro, ma ragazzi, a me questo non ha mai parlato nulla. Poi parere personale, se è ben chiaro, magari alcuni fa il fenomeno, per me è sopravvalutato in game, perché quando l'ho provato faceva letteralmente schifo. È un cessone, ragazzi, guarda. Secondo giocatore, ragazzi, è un terzino sinistro, che è il buon John Arne Riise. Io non ho mai provato un terzino più scandaloso di questo qui. Allora, vi giuro, ok, a playstyle come il tiro potente, che può essere pure interessante, magari se lo usi in profondità, gli fai fare il tiro al volo, così buggare, ci può stare, ragazzi. Ma in game, no, vi giuro, è enorme, ma proprio macchinoso, palla al piede, quando ti prestano leggermente con lui. Madonna, quanto mi ha fatto bestemmiare una partita, ragazzi, inguardabile, inguardabile, per me... veramente osceno, uno dei peggiori terzini che ho provato. Mi dico veramente quanto costa sul mercato, andate a spendere veramente un 200k proprio buttati nel cessone praticamente, perché voi prendendo semplicemente anche un Udogico che vi ho consigliato ieri, non lo pensa proprio 18 volte più forte, ragazzi. Quindi se avete avuto questa sfortuna di averlo trovato, deve anche che magari nei pacchetti l'avete avuto, io non lo metterei, non lo metterei mai in campo, perché veramente sconsigliato, un giocatore che non mi è piaciuto per niente, bocciato malamente. E ragazzi, voglio fare una precisazione per i difensori centrali, perché secondo me qui non sono completamente da bocciare, cioè nel senso, sono due difensori che ho provato, costano ma effettivamente non rendono quanto il loro prezzo, ma non sto dicendo che sono scarsi, sia ben chiaro, sono sopravvalutati in proporzione al loro prezzo, quello sì. Ma ci sono anche delle giustificazioni, perché ad esempio il primo giocatore in questa situazione è un giocatore d'Europa League che comunque costa 200k, ma è in proporzione praticamente al suo prezzo, che potrebbe aumentare in base alla sua performance, ossia il buon Romero. Il buon Romero, ragazzi, quando l'ho testato, ad alcuni piace, non sto andando a discutere la sua bravura, ma personale, ragazzi, per me un difensore che non ha il procione quest'anno è un grosso deficit, e l'ho andato a pagare 200.000 crediti, perché quello è il prezzo attuale. Lui ha il mastino bianco, ma ragazzi, non è enorme in game, cioè 1,85 m, non ha un body type grosso, quindi il mastino è come se non l'avesse, cioè non è un fenomeno. Poi ok, c'ha l'aerial, c'ha inesauribile, comunque sono importanti, c'ha l'intercetto, questi due non ce ne facciamo nulla praticamente come playstyle. A me, che gli si vada a spendere 200.000 crediti per un giocatore del genere, no, mai nella vita, ma proprio mai, ma mai. E non è un giocatore che mi fa una differenza clamorosa in fase difensiva. Poi ad alcuni può piacere, ad altri no. Io lo boccio, per me rientra per qualità prezzo in uno dei più sopravvalutati. L'altro giocatore, questo ragazzi mi alterna giocate veramente clamorose ad altre veramente dove partite non difende proprio, fa nulla. Il buon Araujo, ragazzi, me lo metto qui perché è un giocatore veramente particolare. A me piace più da terzino che non da difensore centrale. Infatti da terzino lo promuovo, perché in fase difensiva lì è top, perché c'ha un body type grosso, è forte fisicamente da quel punto di vista contro gli esterni e gioca bene. Ma da difensore, ragazzi, non me lo so dire, è strano. Quando becchi gli attaccanti forti non mi dà quella sicurezza negli interventi, nella fase difensiva. Cioè, e non è costante, però attenzione, faccio una precisazione, non è scarso come giocatore, è un po' sopravvalutato, costa sui 70-80 mila crediti attualmente. Poi di difensori in realtà su quest'anno non è che ce ne siano proprio tanti che siano praticamente sopravvalutati, cioè nel senso sono tutti buoni alla fine, se hanno un minimo di procione
Però se andate a spendere 70 crediti per Araujo o 200 per Romero, fate follia, ragazzi, ma proprio tutta la vita. Non ve lo consiglio mai. Tra l'altro, ripeto, io ce l'ho non scambiabile, quindi è un giocatore che ha giocato tanto nel mio club, ci ho fatto praticamente 230 partite e vi posso dire che è uno di quei difensori incostanti ai massimi livelli. Meglio terzino, secondo me, che non difensore centrale. In fase difensiva, come terzino, mi è piaciuto veramente tanto. Altra precisazione anche per il terzino destro, ragazzi. Qui secondo me non ce ne sono sopravvalutati. Cioè non vedo proprio un terzino stramega sopravvalutato, ma venendo uno che in proporzione al suo prezzo, secondo me, spendete troppi crediti e non mi conviene. Ossia il buon Walker, ragazzi. Ma qui faccio una precisazione importante, non è scarso. Ok? È un giocatore che in proporzione a quanto costa non conviene. Perché attualmente sul mercato Walker lo pagate praticamente sui 30k, che poi non è manco una cifra clamorosa, però ragazzi non è che è un terzino clamoroso, ragazzi, cioè sì, in fase difensiva vi aiuta tanto, ma non è, insomma, è tra i top, perché ci sono alcuni fattori importanti in meta, tipo Arnold è in meta quest'anno perché c'è l'estate Close Plus, ci sta Dandy Lorenzo che è un SBC clamorosa, che è fortissima, però vi ripeto, Walker per qualche cosa 30k, beh, non vale la pena veramente utilizzarlo. Quindi questa è la difesa, ragazzi, faccio una precisazione, comunque a parte Rise che ve lo giuro l'ho odiato, per me è bocciato malamente, gli altri anche un buon Magnani, se ben chiaro, gli altri tre sono comunque giocatori buoni, è semplicemente che li pagate un po' tanto secondo me. Tra l'altro devo vedere anche il prezzo di Araujo, perché mi sa che è sceso, ok, è sceso, non sta più 70k, sta sui 50k, che comunque è sempre tanto, mentre Romero, ragazzi, spropositato proprio il suo prezzo, perché sta sui 200.000 crediti, okay, se sono 200.000 crediti, questa è proprio follia, proprio, dico, follia totale. Allora, qui ragazzi, volevo fare una precisazione anche qui, il CC, per me è più sopravvalutato del gioco, attualmente, di quelli che ho provato, come CDC, cioè tu immagini un giocatore, dice, ma te lo metto lì, top, sto sicuro, e il buon Jude Bellingham, ragazzi, perché sono stato veramente sorpreso da questo giocatore, perché ho detto, ma è possibile che questo non c'è un garno passaggio? Ragazzi, Bellingham, voi lo comprate, dite, madonna, bello, c'è un centrocampista top, bla bla. No. Che per me è molto meglio come CC di destra o di sinistra, ma non centrale, ragazzi, perché questo è il problema. Qua. Il problema è l'IA. Il problema è l'IA, ragazzi, perché un giocatore come Bellingham non ha un playstyle nei passaggi. Ragazzi, non, cioè, se fate un driven, se fate un filtrante, no, non ve li fa bene. Perché non ha questi, quindi delusione totale, perché l'ho andato a pagare 180-200.000 crediti, ho uscita su quello il suo prezzo, poi sì, ok, c'ha il tecnico, c'ha l'inesauribile perché corre tanto, c'ha l'intercetto, sì, perché comunque intercetta il giusto, ma palla al piede, ragazzi, non avete un futuro pallone d'oro, cioè no, non avete un futuro pallone d'oro, ragazzi. Avete un giocatore che vi sbaglia tanti passaggi, io se ne vado a spendere 200.000 crediti, preferisco tutta la vita De Jong, che è 18 volte più forte di Bellingham, ma non lo penso proprio. Quindi lo devo mettere tra i sopravvalutati. Il secondo, ragazzi, è lui, ragazzi. Io ho provato la versione 85, il buon Matuidi. Se ben chiaro, è strano proprio che non mi sia piaciuto, perché ha tutti i playstyle che in teoria dovrebbero essere top. Spero sia stata una coincidenza, però l'ho provato in una Wicked League, 600k di giocatore, ha il driven pass plus, quindi sembrava top, ha l'intercetto del procione, quindi top, il razzo, l'inesauribile, ha veramente playstyle clamorosi, ha statistiche clamorose, ma non mi piace in game, sarà forse il body type, sarà forse che non mi ha convinto proprio a 360 gradi, ma andate a pagare un giocatore 600k che a me non è piaciuto per niente. Cioè non vale quei crediti, ma mai nella vita, ma di 600k, anzi forse pure di più, 600k, vediamo quanto costa attualmente, che dovrebbe essere pure di più, siamo pure sui 700k, cioè follia, ragazzi, veramente follia, pagate il nome, il fatto che sia nuova come Heroes, male, state per fermo, non andate a comprare, che fate una follia. Per me è un giocatore stramega bocciato, che non mi è piaciuto per niente, l'ho provato come CC di destra, CC di centrale, ma ce le sa, comprate dei Bruin in base che è più forte. Terzo giocatore del centrocampo è un Icon, quindi se avete fatto l'SBC la davo settimana scorsa nell'SBC icona, molti l'hanno trovato, e per molti era anche considerato una sculata, ragazzi, ma il buon Makelele
È un giocatore che sulla carta costa 700.000 crediti. Ragazzi, non agarrano passaggio. C'è un centrocampista che non vi azzecca un passaggio, è pura follia. Non ha playstyle. Ok, in fase di copertura, ok, fa il suo in fase di copertura, niente da dire. Ragazzi, in un videogioco dove anche gente come De Jong e De Bruyne sbagliano i passaggi, immaginate avere un centrocampista che lo pagate 600-700k a centrocampo come Makelele. La state per, l'ho provato, quindi è un test, non nel mio account, l'ho provato dall'altra parte, in fase difensiva si fa notare, gli aiuta, quando poi dovete impostare siete fregati, cioè vi giuro è inguardabile nei passaggi, ok, c'ha un passaggio corto 87, passaggio lungo 80, ma la visione di gioco 79, ma c'è cioè, quel 76 di passaggio si sente in realtà, cioè si sente che non è forte nei passaggi. Magari sì, compensa con la fase difensiva, perché con quello niente da dire, è forte. Ma ragazzi, ma 700.000 crediti, cioè follia, andare a spendere 700.000 crediti per un giocatore del genere. Cioè, almeno questo era il prezzo che ho visto la scorsa volta, ma non so se è cambiato, anzi, è anche aumentato. 800k ragazzi, cioè follia, state per fare. Cioè non comprate questi tre ragazzi che... Ovviamente di Bellingham considero anche la versione superiore, cioè quindi quella di dopo, non mi ricordo la sfida che è uscita, la promo che è uscita, anche quella considero, cioè follia spendere tutti quei soldi per un giocatore del genere. Poi arriviamo alla parte importante, qui molti mi criticheranno, però fidatevi, li ho testati e... Ah, un'altra cosa ragazzi, alcuni mi dicono, Fabio ma quei giocatori che metti non fanno intesa, ragazzi è la top 11 di giocatori più sopravvalutati oggi e ieri li sottovalutati, non devono fare intesa, cioè non vi sto facendo una squadra che fa intesa, vi sto dicendo dei giocatori che sono 11 giocatori che non dovete acquistare in questo caso, mentre ieri vi ho consigliato quelli che dovete acquistare, cioè non è che devono fare intesa, poi siete voi che dovete abbinarli con i vostri. Come trequartista metto lui e potete notare anche che non ce l'ho manco più nel club, perché ragazzi io ho preferito metterlo in una SBC, probabilmente quella di Varane l'ho utilizzato. Il buon Alvarez. Questo me l'ha dato non scambiabile. Ci ho fatto 1 miliardo di partite. All'inizio, quando c'era lo Sprint Boost, mi stava anche piacendo. Ma ragazzi, questo vale quasi 1 milione. Follia. Follia. Follia, ragazzi. Un giocatore, un bidonazzo mai visto post patch. In guarda, 1 milione. Questo è il più grande scamma della storia. Ecco perché me l'hanno data non scambiabile quando l'ho trovato. Cioè all'inizio era anche forte, ci ho fatto anche una review positiva riguardo. Ma raga, ma state lontani da lui, 1 milione di crediti per questo giocatore COC ATT può fare. Lasciate perdere, prendete pure Griezmann base più forte, più in meta. Ma lui male male ragazzi. Cioè pre-patch era buono perché c'aveva anche un buono sprint boost, perché c'aveva il rapido, quindi andava via in velocità. Anzi, in alcune situazioni era veramente buggato. Ma poi mi ha fatto impazzire il post patch, l'ho fatto volare, ragazzi, inguardabile. Boh, c'è cioè il peggiore proprio della squadra fino ad ora, Il peggiore. Allora, qui, ragazzi, ovviamente tutti questi giocatori, ragazzi, sono giocatori che ho avuto contro o che ho testato, poi ce ne saranno anche altri. Io ho provato questa qui quando me l'hanno data in prestito, ATP. Allora, ad alcuni può piacere, se mi è chiaro. Ma sarà che con le 10 partite, 8 partite che l'ho provato, l'ho bestemmiata tantissimo. Perché in teoria è anche buona, Cioè, il playstyle che ha... al rapido, al razzetto, il primo controllo, cioè il tiro a giro plus. Cioè, in teoria, questo dovrebbe essere forte. Quindi ve la metto come le sopravvalutate per le esperienze che ho avuto io. Però magari se siete bravi a utilizzarlo, può essere anche una bella soluzione. Per me ha un prezzo esagerato, perché parliamo praticamente di superati 1,5 milioni, quindi c'è proprio follia totale un giocatore del genere. Se voi, ad esempio, avete 2 milioni di crediti e comprate da Shevin, cioè andate a prendere 1,7 milioni di giocatore e poi con 300.000 crediti dovete fare il resto della squadra, fate una più grande cazzata della vostra vita, veramente. Per me, inguardabile. Cioè, per me nemmeno mi è piaciuto. Body type, osceno, la distruggevano fisicamente. Sì, ok, quando arrivava al limite dell'area tirava via giro. Ok, ma comunque c'ha 4 piedi deboli, quindi quando tira di sinistro non è un fenomeno. Cioè, prendetevi, non lo so, Son tutta la vita se tira da giro. Prendete Griezmann, anche se c'ha piede debole, e paradossalmente il tiro che aveva Griezmann o Son mi piaceva di più rispetto alla Shevin, cioè follia. Poi vi ripeto, anche buoni passaggi, comunque c'ha 82, ha ottimi playstyle, però che vi devo dire, a me non è piaciuto, quindi la boccio tranquillamente. Ed infine ragazzi andiamo a mettere una Heroes, ossia il buon Mkhitaryan.
un giocatore che comunque l'anno scorso non era manco male, ossia il buon Paolo Futre. Questo l'ho provato in una squadra per la Weekend League, l'ho tolto praticamente dopo due partite, guardate. Ha 93 di velocità, fake, anche col tecnico non mi è piaciuto. Boh, ragazzi, 3 piede debole, 4 mosse abilità, non va bene in velocità, non mi è piaciuto per niente. Questo l'ho utilizzato esterno, punto, dappertutto. Costa tantissimo, ragazzi, cioè questa è una carta che veramente non gli darei manco un euro. C'è 850.000 crediti minimo, follia, follia totale, ragazzi. Questo tridente è il peggiore che abbia proprio provato come giocatori. In realtà esce pure una bella intesa, 31 su 33, 31 su 33 di bidonazzi praticamente. Cioè, vi giuro, ragazzi, squadra questa se la metti tutte assieme esce fuori una squadra forse da 4 milioni, dovrebbe essere questo il calcolo, che è una squadra pippe atomiche, quindi probabilmente bocciati tutta la vita. Questi sono proprio gli 11 giocatori che... di quelli che ho testato, poi magari ce ne saranno altri, io vi do la mia esperienza. Attualmente di quelli che ho provato, questi sono quelli che non andrò mai più a comprare. Forse vi ripeto, sta Bellingham ci può anche stare, perché come ripeto, come CC di destra mi è piaciuto, come CC centrale no, bocciaccio in quel ruolo no, CC di destra o di sinistra lo può fare, ma il resto ragazzi mai nella vita, bocciati a pieni voti, fidatevi di me. Sono sopravvalutati e non mi cambiano veramente nulla. Poi non ho preso in considerazione comunque gli esterni, perché io sto utilizzando il 4-3-1-2, quindi ho fatto questo. Però ce ne sono anche di esterni sopravvalutati. Poi fatemi sapere voi se volete vedere anche gli esterni più sopravvalutati, magari ruoli particolari che sono sopravvalutati, me li vado a inserire all'interno dei video quotidiani, vi dico la mia. Perché non vi farò un altro video riguardando solamente gli esterni, perché è inutile. Però cerco di darvi dei consigli quotidianamente, magari prendendo gli spunti ai vostri commenti, e vi rispondo durante il video. Spero che questo video vi sia utile, fatemi sapere voi nei commenti se siete d'accordo o meno, se avete dei dubbi, e ci vediamo domani con un prossimo episodio. Vi mando un bacione e ciao ciao.